ambientale, compie la propria privacy o il suo equivalente. Soltanto la questione da considerare la Costituzione russa utilizza in modo abbastanza diffuso il concetto di segreto, e soltanto la Costituzione sudafricana utilizza la parola privacy, definendo la privacy una privacy. Cioè la privacy è la tutela della privacy, l'articolo 12 della Costituzione sudafricana è scritto in questo modo, quindi con una definizione tipologica ricorsiva che quella ci dice sull'effettività del concetto. E allora abbiamo detto, torniamo alla base, vediamo dove è uscito questo diritto alla privacy. Bene, immagino che meno male tu quanti sappiate la storiellina che viene ripetuta in ogni corso di diritto informatico, di diritto pubblico, dell'articolo sulla rivista della facoltà di legge dell'Università di Harvard, scritto da Wendels e Brandis, sul fatto che reagirono alla invasività della stampa scandalistica nella loro vita privata, in particolare nei fatti del matrimonio della figlia dei due, e via discorrendo. In realtà la storia non è esattamente così, perché quello che provocò la reazione di questi due giuristi, uno dei quali divenne poi giudice della Corte Suprema, fu la curiosità della stampa scandalistica in rapporto non al matrimonio della figlia di uno dei due, che all'epoca aveva 12 anni e che pertanto, non essendo indiana nell'India, non poteva evidentemente essere, sapete che nell'India c'era la tradizione delle spose bambine, essendo negli Stati Uniti non c'era possibilità che ci potesse essere un matrimonio di quel tipo. Sembra piuttosto che la reazione che provocò questo articolo fosse motivata dall'interesse della stampa scandalistica nella vita privata di questi due avvocati, che erano particolarmente attivi nel jet set della Boston dell'epoca, attivi in quelle che forse oggi potremmo chiamare cervelli gatti, e quindi vivevano male questa intrusione nella loro sfera privata. Quindi il nucleo principale del concetto di privacy diventa il no of your business, non sono fatti tuoi. E c'è un filo rosso che lega quell'articolo alla pubblicità degli iPhone, perché se vedete la pubblicità degli iPhone, tutti gli iPhone di questi giorni, la scelta di Apple è vendere, tra virgolette, un concetto di privacy che è quello esattamente identico a quello di oltre 100 anni fa. That's not your business. C'è lo spot della persona che si intende da un manicure che arriva con una matta e però non condivide o non consente di condividere il contenuto di ciò che la faceva divertire con la persona che stava erogando il servizio. Devo dire che noi, fra le tante forme di subordinazione culturale che abbiamo nei confronti degli Stati Uniti, quella giuridica è la meno giustificata, perché se andate a guardare le date, a fronte di una elaborazione dottrinale e culturale che, volendo stirare un po' i tempi, possiamo far risalire ai tempi degli antichi romani, quando mi sembra fosse Seneca, diceva si può essere soli anche in mezzo a una folla, ci troviamo di fronte a un sistema giuridico che agli inizi del Novecento ha pochissimi anni di vita, si sta ancora strutturando, è basato chiaramente su un sistema importato dall'Inghilterra e che non esito, anche se i comparatisti diranno scarpe, come si può dire, è un sistema sostanzialmente rozzo. Noi abbiamo, se il concetto, e vengo alla risposta alla domanda, se il concetto di privacy equivale a that's not your business, nella nostra Costituzione abbiamo la segretezza delle comunicazioni, abbiamo la inviolabilità del principio, la necessità che un magistrato disponga, attribuisca all'autorità della polizia giudiziaria la possibilità di entrare nella nostra vita privata. Abbiamo l'articolo 615 bis, 615 ter del codice penale che tutelano il domicilio informatico e le interferenze illecite nella vita privata. Quindi la domanda diventa: perché parliamo di privacy quando abbiamo già un sistema giuridico perfettamente coerente all'interno quantomeno dell'ordinamento italiano, che quindi non richiede di avere questo termine che non ha nessun senso dal punto di vista del diritto positivo? E questa è la domanda alla quale cerchiamo di rispondere nel libro. Però non ti dico tutto adesso,
cui fai anche un ragionamento, perché se non esiste questo fondamento costituzionale ancorato alla privacy, a totale, perché sono concesso che sia individuabile, penso che tu non lo creda, come bene giuridico, diciamo così, a sé stante, quindi lo dico tutta la propria, è rinvenibile un fondamento di questo genere nell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, o anche quella previsione è problematica dal punto di vista dell'ancoramento, anzi del fondamento di un bene giuridico di questo genere? Ma qui forse è peggio la toppa del buco, come si dice, perché la Carta Europea dei Diritti Umani e la Carta di Nizza, che sono due testi che per male regolano il nostro sistema giuridico per quanto riguarda il tentativo di avere una Costituzione, con molti virgolette, una Costituzione a livello sovranazionale, anche lì non parlano di privacy, ma parlano di tutela di diritto al rispetto della vita privata. Se guardate la giurisprudenza, peraltro analizziamo in modo abbastanza dettagliato della Corte Europea dei Diritti Umani, vedrete che il concetto di vita privata non necessariamente coincide con il that's not your business, perché la Corte Europea ha applicato l'articolo 8 della Convenzione a una serie di fatti che, strettamente parlando, con il that's not your business non hanno niente a che vedere. Perché questo? È perfettamente coerente, perché la nozione di tutela della vita privata, diritto al rispetto della vita privata, è una nozione molto più ampia, che non ha niente a che vedere, o non necessariamente ha qualcosa a che vedere con il concetto di segreto. Vi spiego. Il fatto che noi portiamo tutti i giorni i nostri figli a scuola, che andiamo a fare la spesa, le scuole, non ha niente a che vedere con il nostro ruolo di avvocati o giornalisti o quello che sia. Quindi, questo è l'esempio più chiaro di che cosa voglia dire vita privata. È una dimensione non necessariamente segreta, ma una dimensione che, se vogliamo, non pubblica, intesa non legata al ruolo istituzionale che possiamo andare ad occupare, e che quindi in quanto tale spetta solamente a noi, e nessuno ha il diritto di turbarla. Questo è ciò di cui si occupa l'articolo 8 della Corte Europea e la giurisprudenza che ha applicato questa norma. Quindi, se leggete la norma in questo modo, capite che la componente segreto, cioè nessuno deve farsi fatti miei a meno che io non voglia, è una componente importante, ma sicuramente non esaustiva delle previsioni dell'articolo 8. Continuare a pensare che l'articolo 8 della Convenzione Europea e l'articolo 7 della Carta di Nizza siano da leggere come tutela della privacy è fattualmente sbagliato e anche giuridicamente non corretto, se andiamo a leggere la giurisprudenza. Adesso non vorrei andare troppo a ruota libera e sembrare eccessivamente tecnico, però lo sappiamo tutti perché siamo stati subissati di informazioni sul GDPR, sono entrate in vigore del GDPR, alcuni di noi lo affrontano anche dal punto di vista professionale, la navigazione sul web è diventata impossibile con tutti, no? Questi pop-up che si aprono continuamente. Queste nuove norme sono in grado di garantire il controllo dei propri dati? Dico davvero, tu fai un ragionamento sulla profilazione in relazione a dati anonimi, e ti chiedo se la nuova normativa è sufficientemente tutelante e quanto possano anche essere, se lo sono, pericolosi i nostri dati personali, ancorché trattati e profilati da dati anonimi, da un dato molto, molto grezzo e non riferibile a una persona singola. Avete delle brandine? Ok, faccio un'altra domanda. Allora, c'è innanzitutto da dire questo: la protezione dei dati personali e la tutela della riservatezza sono due bestie totalmente diverse, se non altro perché fanno riferimento nella Carta di Nizza a due norme differenti. La protezione della riservatezza, come ho detto, fa riferimento all'articolo 7, la tutela dei dati personali all'articolo 8. Quindi, già questo dato puramente normativo ci fa capire che la protezione dei dati personali non ha niente a che vedere dal punto di vista sistematico con la tutela della riservatezza o privacy, per quello che ci può servire dal punto di vista di un'ipotesi puramente operativa per
quanto riguarda quello che stiamo facendo adesso. D'altra parte, se leggete il testo del GDPR, anche la versione inglese, che è l'unica che fa fede, perché quella italiana, insomma, qualche problema di traduzione ce l'ha, cercate la parola privacy, non la trovate da nessuna parte. La trovate soltanto in una nota, considerando 152, mi sembra una cosa di questo genere, e facendo riferimento a un altro testo. Quindi nel GDPR la parola privacy non compare. E d'altra parte, lo stesso GDPR, ma questo lo diceva già anche la direttiva 9546, utilizza la protezione dei dati personali come strumentale alla tutela dei diritti fondamentali, cioè si legge: la protezione dei dati personali è necessaria per garantire i diritti fondamentali della persona. Ne consegue che non può essere un diritto fondamentale essa stessa, perché altrimenti confonderemmo il mezzo con il fine. Questo significa che non c'è una equiparazione fra trattamento dei dati per tutela, diritto alla protezione dei dati personali, con diritto alla tutela della vita, al rispetto della vita privata. Questo è il punto. Io lo so che anche qui i giuristi costituzionalisti poi mi sparano, però c'è tutta una teorica per far rientrare anche la protezione dei dati personali all'interno dei diritti fondamentali, per cui si dice che sono dei diritti, a volte si chiama diritto fondamentale, altre volte diritto assoluto, poi si parla di paracostituzionalizzazione. Sarà, però io faccio l'avvocato, quando sento para qualche cosa, le capisco, siccome non esiste, allora cerchiamo di farcela rientrare, non entra dalla porta, la facciamo entrare dalla finestra. Cioè, è questo discorso della paracostituzionalizzazione, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, è poco più di un espediente retorico per poter dare un senso sistematico e dogmatico a un istituto che le norme chiaramente non considerano allo stesso livello degli altri beni costituzionalmente garantiti. Perché questo? Semplicemente perché le direttive e i regolamenti sono scritti da gente che ha in testa un altro sistema giuridico, e quindi, ed è il vero ostacolo poi a una reale osmosi fra la disciplina comunitaria e quella degli stati membri, e quindi tutti i regolamenti e le direttive dovrebbero, i regolamenti no perché hanno un effetto diretto, però la normativa comunitaria dovrebbe essere metabolizzata e riadattata alle specificità dei singoli sistemi giuridici nazionali. Invece quello che succede con le direttive è cancello direttiva, ci scrivo sopra il decreto legislativo e la recepisco tal quale. Se fate riferimento a quello che è successo con la riforma del codice civile in materia di clausole vessatorie, vedete che il 1469 bis parla di clausole del contratti con il professionista, ma professionisti siamo noi, sono i medici, sono gli architetti, cioè sono gli esercenti in Italia, le professioni liberali, unico caso nel resto dell'Europa. Il problema qual è? Che in inglese c'era scritto professional, che significa imprenditore. Potevano stare a pensare che in Italia abbiamo queste articolazioni così specifiche, sostanzialmente chi se ne frega, abbiamo fatto una norma, poi pensateci voi. E invece l'errore di traduzione è diventato legge. Poi sì, la giurisprudenza farà, però nella sostanza questo è il problema che abbiamo. Quindi nel caso della tutela dei dati personali, è vero che il GDPR dice che è un diritto fondamentale, ma è un diritto fondamentale assoluto, ma deve essere bilanciato con altri diritti. Allora facciamo capirci se l'italiano ha un senso. Se è assoluto, è assoluto. Se è fondamentale, quindi non bilancio con niente perché ha una prevalenza, perlomeno se devo stare alla lettera della legge, ha una prevalenza che impedisce qualsiasi forma di bilanciamento. Questi sono i problemi dell'attuazione di questa norma. Per cui parlare di sovrapposizione, protezione dei dati personali e privacy è anche qui tecnicamente sbagliato. Non me ne sono accorto io, se ne è accorto il Tribunale di Milano nel 1999, in un provvedimento, il CESE Corriere della Sera, nel quale il giudice disse in modo chiaro, fece esattamente questo ragionamento: la protezione dei dati personali non afferisce allo statuto generale della persona. E svolge un ragionamento appunto dicendo che c'era una graduazione di gerarchia delle fonti che non consentiva di raggiungere invece la conclusione che normalmente si sostiene sull'argomento. Per
Per quanto riguarda poi la parte di quello che succede ai nostri dati personali, l'esempio più evidente del fatto che la tutela dell'individuo e il rispetto dei diritti fondamentali non passa necessariamente per la identificazione personale è dimostrato da una cosa, dal racconto che facciamo in modo sintetico nel libro, della campagna, del modo in cui Obama ha gestito la sua campagna elettorale, in cui utilizzando un sistema di profilazione che si chiama micro-targeting, adesso non entro nel dettaglio perché sarebbe molto complicato, potete leggere se volete un libro che si chiama The Victory Lab, che spiega molto più nel dettaglio il funzionamento di questo sistema. Bene, utilizzando dati sostanzialmente anonimi, gli spin doctor di Obama riescono a, incrociando anche i dati di utilizzo di fruizione dei servizi di cable television, dei vari possibili elettori, ebbene, lo staff degli spin doctor di Obama riesce, e i repubblicani dichiarano, non abbiamo mai capito come hanno fatto, riesce a piazzare per esempio degli spot pubblicitari in dei momenti che garantiscono la massima, il massimo ritorno dell'investimento in termini di penetrazione, di gestione del consenso. Il tutto utilizzando anche dati non necessariamente personali, cioè non necessariamente riferiti ad un soggetto individuale. Il tema della manipolazione delle nostre vite, per quanto paradossale possa sembrare, afferisce proprio all'utilizzo di dati che non sono riferibili a noi. Nel senso che, alla fin fine, a chi interessa sapere se sei Andrea Monti che sta usando questo telefono? Interessa sapere che c'è qualcuno, che è sempre lui che lo sta usando. Se riesco a creare un sistema posto che funzioni per orientare i risultati di un motore di ricerca, valutare i comportamenti di questo soggetto anonimo, tramite uno smartphone posso condizionare la vita di quell'utente, anche se non so chi sia, non mi interessa saperlo. Quindi se volete, il difetto di progettazione della normativa sulla protezione dei dati personali è quello di essere una normativa nata vecchia, potrei dire nata morta. Perché se guardate i tempi, la direttiva 95-46, che viene emanata appunto nel 1995, è una direttiva che ha avuto una gestazione di una ventina d'anni, e quindi stiamo parlando degli anni 70-80. Il GDPR è frutto di una visione che risale ai primi degli anni 90 e che quindi è già vecchia e inapplicabile. Vi faccio anche qui un esempio pratico. Giustamente Roberto diceva come si fa a navigare con tutti questi pop-up che ci dicono accetto, 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 ma se ci pensate, dove sono i dati personali in quel caso? Cioè, se io adesso mi collego al sito del Festival della Giustizia Penale, nessuno mi chiede un login, nessuno mi chiede di inserire una password, sto consultando delle pagine web. Ok, il sito mi trasmette dei cookie o fa una qualche forma di profilazione, ma chi sta profilando? Viene meno la definizione fondamentale di dato personale, che è quella che consente di identificare o rendere identificabile una persona. Quindi a che ci serve avere questi siti infestati da banner e su news su Mediuri? Abbiamo rispettato la privacy, non è vero, al limite abbiamo rispettato la tutela dei dati personali, ma nei fatti stiamo acquisendo dati anonimi che però ci possono servire, perché in ogni caso noi riusciamo a prendere la targa informatica dell'apparato e quella custodiamo e quella riusciamo poi a incrociare con tutta una serie di altre informazioni. Quindi, paradossalmente, ciò che sarebbe stato importante regolare, e hanno fatto il regolamento di due pagine, è proprio il trattamento dei dati non personali. Il regolamento è stato emanato, ma se lo comparate alla complessità, alla farraginosità del GDPR, vedete che non sono manco lontani parenti. Tanto il GDPR promette miracoli, tanto questa normativa, questo regolamento sul trattamento dei dati non personali è sostanzialmente lasciato a se stesso. Quindi il punto è che invece di preoccuparci di crocette sui siti web o di informative che non legge nessuno, sarebbe stato molto più importante
preoccuparsi della possibilità, o meglio, di impedire la fabbricazione, la gestione del consenso, ad esempio, tramite la manipolazione dei dati che noi continuamente generiamo. Ripeto, non c'è bisogno, quella è una vera invasione della sfera privata. Attenzione, non della privacy, della sfera privata, perché cosa decido di votare alle prossime elezioni amministrative o alle elezioni politiche? Non è soltanto un discorso di privacy. Chi partecipa alla piattaforma Rousseau non ha un problema di privacy perché si dichiara pubblicamente, ma sicuramente stiamo parlando della tutela della sfera privata alla quale afferisce sicuramente l'esercizio dei diritti politici. Poi Rousseau ha tutta un'altra serie di problemi molto gravi in ordine al fatto che è un modo per privare il Parlamento delle sue caratteristiche, è un modo per eterodirigere da parte di un numero limitatissimo di persone la formazione della volontà dei parlamentari, che perdono la libertà dal vincolo di mandato che discorrendo, ma anche questo non è l'argomento di oggi. Però per dire, anche nel caso dell'esercizio dei diritti politici, nel momento in cui io vengo manipolato per votare in un senso o nell'altro, perché sul mio computer o sul mio smartphone escono di continuo messaggi o notizie che riguardano una certa vicenda politica, una certa lettura politica di determinate vicende, sto condizionando la mia vita privata, la mia sfera privata, con dati assolutamente anonimi. Questo è il nucleo. E questa cosa poi ha, parliamo del dopo, un riflesso preciso nel rapporto fra tutela della privacy, trattamento dei dati personali e indagini e processi, perché è lì che si sta consumando la più grande, adesso mi perdonerete l'iperbole, però la più grande opera di disinformazione per quanto riguarda questo tipo di tema. Parlo della bufala dell'intelligenza artificiale, parlo della inesistente giustizia preventiva, non potrei anticipare troppo. Ecco, sentendo di parlare, ragionavo su un fatto, insomma, è oggetto di dibattito pubblico, almeno da parte di qualcuno, in termini di dibattito pubblico, molti altri forse preferiscono non discuterne troppo e utilizzare queste profilazioni, ma verrebbe quasi da dire che la tutela dovrebbe essere approntata nei confronti, diciamo così, della società e del corpo elettorale in quanto tale, perché la profilazione degli utenti e lo spostamento del dibattito pubblico sui social network, come in voga adesso, no? Quindi io credo che abbia molto impoverito il dibattito pubblico in sé, e questo perché la profilazione probabilmente ha portato le persone a vivere molto più sole, pur convinte di discutere in una grande agora, no? E in realtà siamo tutti più soli perché, ma lo possiamo notare tutti, questa profilazione di dati poi ci porta a dei periodi di profonda noia, per cui se siamo alla ricerca di una macchina ci appariranno pubblicità di automobili per un tempo lunghissimo e solo quelle su tutti i social vengono. E quindi diciamo così che definire il perimetro di definire la privacy, poi ne parlate anche voi, voi dite la privacy forse va definita, adesso non voglio tagliare troppo dritto la maniera solo, però arrivate a dire che la privacy va pensata come diritto al controllo sulle informazioni personali. E ti chiederei di spiegarci cosa, per quale motivo pensi questo. Poi prima di arrivare alla giustizia preventiva avrò una domanda tutta penalista che ti ho anticipato prima. Prego. Sì. Allora, il punto è questo. Se dobbiamo pensare, come dicevo, a privacy come that's none of your business, il discorso è finito lì. Dobbiamo però porci il problema del ruolo, in parte anticipato dal GDPR, del ruolo che la involuzione tecnologica della quale siamo vittima sta avendo nella nostra vita. Se ci fate caso, le macchine non ci stanno rendendo più liberi, ci stanno rendendo più schiavi, perché stiamo adattando la nostra vita al modo in cui funzionano le macchine. Se volete utilizzare uno di quei robottini che puliscono da soli il pavimento, io li uso, sono fantastici, però dobbiamo avere i mobili che sono almeno alti una certa quota per consentire all'oggetto di passarci sotto,
i tappeti non possono essere di un certo tipo perché poi il robottino si incastra, non possiamo avere tende troppo basse o con dei laccetti che uniscono le singole lamelle perché poi la spazzola si incastra. Se pensate a quello che ci stanno vendendo come Internet of Things, i condizionatori intelligenti e via discorrendo, devo avere per forza la rete wifi in casa perché sennò non posso parlare con un condizionatore, parafrasando Santi, ma che ci andiamo a dirci, cosa avrò mai da dirmi col condizionatore, ma questo è un altro discorso. E quindi noi stiamo trasformando, mettiamola così, se voi guardate un impianto industriale dove ci sono bracci meccanici che fanno salto numero, spostano pezzi, l'ambiente è a misura di macchina, perché tiene presente l'escursione del macchinario, ciò di cui lui ha bisogno per poter funzionare in un certo modo, tutto è finalizzato non tanto per la presenza dell'operaio che è lì a controllare, ma è finalizzato a far funzionare meglio la macchina. Noi stiamo replicando esattamente lo stesso modello per quanto riguarda il nostro modo di vivere. E quindi quello che sta accadendo è che invece di essere più liberi grazie alla tecnologia, ci stiamo appunto autocondannando ad una solitudine stellare. Se avete visto mai il primo Matrix, ci stiamo condannando a diventare esattamente i contenuti, quei bozzoli che avevano l'unica funzione di alimentare le macchine e che in cambio avevano la possibilità di vivere in questo universo realmente virtuale che esisteva solamente nella testa di questi soggetti. Non è soltanto un effetto retorico quello che voglio aggiungere facendo questo discorso, è la dimostrazione di quello che già stiamo vivendo. Quindi il risultato sostanziale, non voglio dire che dobbiamo smettere di usare solamente cose di questo genere, però è un dato di fatto che noi stiamo subendo in modo acritico una dominazione culturale tipo statunitense, per cui non sappiamo da nessuna parte che dobbiamo vivere in quel mondo. Ci piace farlo, ma non so quanto poi in realtà ci piaccia sul serio. Lo facciamo perché magari non abbiamo alternative o non abbiamo più alternative. Allora, nel momento in cui non abbiamo più un livello di esercizio dello spirito critico che viene sistematicamente attenuato da ciò che ci viene mostrato sistematicamente quando utilizziamo questo tipo di piattaforme, diventiamo un branco di buoi che possono essere più o meno indirizzati a seconda delle necessità del bancario. Perché di questo si tratta. Poi a volte succede che qualche buoi si spaventa e la mandria si trasforma in uno stampede, cioè in questa corsa priva di ormai di controllo, e lì la massa non la ferma. Voi sapete che quando la massa si mette in moto può fare dei danni dei quali è difficile tornare indietro, Piazza Venezia insegna. E quindi tu dici la possibilità del singolo di controllare i propri dati e di, diciamo così, di riappropriarsi di se stesso, no? Rispetto a questa tendenza a porfinarci, a farci vivere tutti. Diciamo fare il principio di metastasio. Voce dal seno fuggita per ritornare in vade. Quindi la cosa importante è essere molto consapevoli di ciò che si condivide. Se ci pensate, recuperiamo il concetto di persona nel diritto romano, cioè di esposizione, di versione pubblica del nostro io rispetto alla versione privata. All'esterno, sui social network, si può avere una persona che non necessariamente corrisponde al nostro io intimo, ed è per questo che ne parliamo nel libro. Proponiamo questa lettura, sicuramente non perfetta e non in grado di risolvere tutti i problemi, ne siamo consapevoli. Proponiamo questo concetto di privacy come protezione delle informazioni personali. Ciascuno di noi ha un nucleo di informazioni che lo riguardano, che non necessariamente deve per forza essere costretto a condividere con il resto del mondo. È il potere, pensare alla privacy come diritto e potere di controllo su queste informazioni, anche al di là dei casi previsti dal GDPR, può essere un modo per dare corpo e sangue a un concetto che altrimenti, come abbiamo visto, sarebbe totalmente inutile perché è già contenuto in altre norme di rango costituzionale.
È chiaro però che in un sistema continentale questa operazione presuppone che da qualche parte qualcuno scriva la norma. Perché fino a quando questa cosa non accade, fino a quando non c'è una legge che inserisca nella Costituzione o altrove questa definizione, ci troveremo di fronte appunto sempre a questo utilizzo evanescente del termine, che in realtà poi non ci dà non è di nessuna utilità dal punto di vista giudiziario, non è di nessuna utilità dal punto di vista culturale, non fa altro che rinforzare una influenza dei sistemi giuridici molto meno evoluti dei nostri su una tradizione che invece qualcosina dovrebbe da dire su quello che ho. Ti ringrazio. Dicevo prima che ragionando in vista di questo incontro mi è venuta in mente una questione che noi finora abbiamo parlato della possibilità di avere un controllo sui propri dati, però sappiamo, e chi esercita nei tribunali lo sa, che ciò è vero entro certi limiti, cioè entro i limiti dati dalla eventuale necessità, ad esempio, di accertare un fatto che è stato commesso, e siamo abituati a ragionare con lo schema classico del diritto alla riservatezza, che può essere superato con provvedimenti giudiziari e solo in casi eccezionali. Pensiamo ovviamente alle intercettazioni telefoniche, alle intercettazioni ambientali. Oggi viviamo un'epoca di grande trambusto con il Trojan e lo sfondamento, no, di questa possibilità di tutela della libertà personale, perché non in termini di coercizione fisica. Come possiamo però tutelarci rispetto alla grande invasività dei nuovi strumenti di indagine, di investigazione e anche di strumenti che, anche se apparentemente vecchi, hanno dei riflessi nel processo di un certo rilievo? Penso alla questione dei tabulati telefonici, te lo anticipavo prima, e alla loro utilizzabilità all'interno del processo. Spero di non essere troppo tecnico e cercherò di dirlo della maniera più semplice che mi viene. E ci pensavo perché è una questione che in realtà ho provato a coltivare, devo dire con scarso successo, in diversi processi, e questa dell'utilizzabilità dei tabulati telefonici, che insomma a me parrebbe abbastanza evidente in seguito dell'utilizzabilità alla decisione della Corte di Giustizia dell'aprile del 2014. È passato molto tempo, ma a me, proprio perché non viene accolta dalle nostre corti, sembra ancora molto attuale, ovvero quella decisione che stabilì l'invalidità della direttiva, esattamente della direttiva che io definisco ancora comunitaria, in materia di protezione dei dati personali, laddove alcune compagnie telefoniche, se lavorate, avevano fatto ricorso chiedendo se fossero o meno costrette a dare questi dati all'autorità giudiziaria, e la Corte di Giustizia diceva: insomma, non avete definito dei reati cornice che consentano l'utilizzabilità di questi tabulati nei processi, non avete previsto un controllo giurisdizionale sulla richiesta della pubblica accusa, e guarda caso, diciamo che le nostre norme di recepimento erano degradate proprio nei termini di questa nuova normativa di rango superiore e di rango comunitario, eliminando il controllo giurisdizionale, dando tutto in mano alle procure e eliminando qualsiasi riferimento alle fattispecie di reato che consentivano un accesso. Ora, come possiamo conciliare la tutela dei nostri dati così invasiva? Perché marcava molto anche la differenza rispetto al nostro modo di ragionare, tutto italiano, per cui individuava in quei dati, cioè nei dati che offrono anche la possibilità di sapere in quale luogo ci siamo, più o meno, con un certo grado di certezza, visto che poi sono dati molto, molto spesso imprecisi, ma che hanno una forte invasività, possono dire dove ci si trovava a una certa ora, ovvero verosimilmente ci si trovava a una certa ora, quanti contatti si hanno avuto con le persone, ma perché in Italia non abbiamo una cultura che possa aver portato le nostre corti a recepire quel messaggio lanciato dalla Corte di Giustizia. Che è un messaggio molto forte. Allora, parto dalla fine e poi vado a ritroso. Va detto una delle caratteristiche della tesi che proponiamo
quello di concepire il concetto di diritto alla privacy come qualcosa di dinamico, non come un, appunto, un molo, un muro che sta lì e non può essere scavalcato. In altri termini, la privacy arriva fino a un certo punto, dopodiché un sistema staffetta cede il passo ad altre forme di diritto, il che ci è sembrato più sensato. Qual è questo diritto al quale poi la privacy dovrebbe passare dalla staffetta? Il giusto processo. In altri termini, il codice e la Costituzione già prevedono i casi nei quali azioni particolarmente invasive della sfera individuale, che non sono soltanto allo scopo di proteggere la riservatezza, ma diritti di rango più ampio, diritti di natura più ampia, possono essere compiuti. Quindi sapete che le intercettazioni non si possono fare per reati bagatellari e via discorrendo. Il punto è un altro: non è la privacy, comunque la vogliate definire, lo strumento giusto per tutelare questo tipo di necessità, perché lo strumento giusto è il principio del giusto processo. In altri termini, non posso pensare che un pubblico ministero non possa indagare in una certa direzione perché c'è la privacy. Il problema è un altro: devo poter avere uno strumento efficiente ed efficace di controllo sulla correttezza dell'operato del pubblico ministero. Quindi, come vedete, invocare la privacy, e questo è poi il motivo vero che caratterizza la presenza di questo libro, di questo prestito, invocare la privacy è quanto di più sospinto, anche nell'ambito dell'attività giudiziaria, è una contraddizione in termini ed è una difesa suicida per chi dovesse tentare di opporsi ad un'attività investigativa di un certo tipo. Perché è evidente che nel momento in cui parliamo di criminalità organizzata, di droga, traffico d'armi, terrorismo, reati di sangue e via discorrendo, non può esserci una protezione totale della sfera privata dell'indagato, altrimenti non faremo i processi. Allora il tema di base, il tema fondamentale che apre questa domanda è quanto ci fidiamo del nostro ordinamento. So che è una domanda che potrebbe sembrare ingenua, però alla fine è questo. Se devo pensare di vivere in un sistema giuridico nel quale devo avere paura della magistratura, allora devo mettermi il Mefisto, prendere la K-47 e fare il terrorista. O meglio, mettermi in clandestinità e fare il appunto fare l'eversore per ristabilire un nuovo regime democratico e discorrendo. Cioè, alla fine stiamo parlando di questo. Non posso non fidarmi del mio ordinamento. E quindi ciò che è importante è che ci sia un sistema di controlli incrociati, ed è qui che si gioca la partita nelle aule giudiziarie tutti i santi giorni. Non possiamo non avere un sistema reale ed efficiente di controlli incrociati su ciò che viene fatto da chi, in una certa fase delle indagini, ha un potere necessariamente molto grande sulla nostra vita. Il punto è che, come diceva un grande filosofo del XX secolo, lo zio di Spider-Man, da un grande potere deriva una grande responsabilità. Noi viviamo in un sistema in cui c'è un grande potere, ma la grande responsabilità non viene gestita. Questo è, secondo me, il tema sul quale riflettere. E usare la privacy come strumento per ottenere questa forma di bilanciamento significa fare un favore a chi invece ritiene di poter piegare le norme del processo al concetto di greater good, al concetto del sto facendo la cosa giusta, o varie e analoghe interpretazioni. Quindi il libro è pieno di queste operazioni di destrutturazione culturale, per cui si dimostra che la privacy è spesso invocata a sproposito, e invocare la privacy implica impedire una riflessione politica, giuridica e giudiziaria seria sul tema del modo in cui viene decisa la condizione di libertà personale o meno di un soggetto. Quindi il leitmotiv di tutto il libro è lasciare perdere la privacy. Nel codice di procedura penale gli strumenti ci sono tutti, sono teorici però, il problema, perché anche qui ci scontriamo anche,
qui faccio 30 secondi di polemica professionale, ci scontriamo con una perdita di ruolo dell'avvocatura rispetto a quello che accade nelle aule di giustizia. Noi siamo storicamente il baluardo del cittadino contro l'arroganza dello Stato. Questa cosa ce la siamo scordati. Questo è un dato di fatto. Quindi nel momento in cui noi abbiamo abdicato a questa funzione, è chiaro che possiamo avere le regole più dettagliate e più efficienti di questo mondo o quell'altro, ma tanto se non le mettiamo in pratica, se non siamo disposti a pagare il prezzo che inevitabilmente implica l'esercizio di queste facoltà, per chiudere la parentesi, lo dico per i penalisti in sala, avvocato, è vero che rinuncia al test in un compasso, me lo revochi, no, io non rinuncio a nulla, me lo revoca lei, e poi eventualmente ne parliamo in pelle del perché mi ha revocato il test quando io volevo sentirlo. Oppure avvocato, c'è il consenso della lettura degli atti, vero? Ad esempio, proprio studiando la questione dei tabulati, io ho scoperto, io sono un maniaco della catena di custodia, no? delle fonti di prova. E scoprendo il modo, cioè scoprendo che ai tabulati telefonici possono accedere solo determinate persone, specificamente individuate, e solo con, teoricamente, perché è una cosa che non hai potuto approfondire, con modalità specifiche che garantiscano che siano proprio loro ad accedere, quindi con una scansione. No, a livello teorico sarebbe così da direttiva. Io, devo dire la verità, facendo un po' l'avvocato che si lancia, ho provato a porre anche questa questione, cioè chi ha estratto questi dati, perché io vorrei sentirlo. Quando sentiamo qualcuno che ha effettuato una perquisizione o un sequestro, possiamo scoprire come è stato effettuato. E a me piacerebbe ogni tanto comprendere come vengono estratti i dati per poter capire quanto siano attendibili fino in fondo. Adesso poi dopo me lo racconti fuori e ce lo dirai, faccio l'ultima, sì, perché io non ci credo, ho capito che si faccia uno scansionare lì, però insomma non ho mai avuto la possibilità di approfondire. Dicevo, faccio un'ultima domanda perché poi ci aspettano tutti in sala grande per la conversazione di Jaruz con Orlando. Noi abbiamo parlato dell'uso di determinati dati comunque in un percorso giurisdizionale o all'interno di un sistema di regole processuali, dicevamo, almeno teoricamente garantite, spesso non garantite un po', forse per pigrizia degli operatori, e spesso anche non garantite, ma questo accade spesso, ogni tanto non garantite per le eccellenze degli investimenti. Ma che ne è dei dati, dei nostri dati invece con una funzione più poliziesca? Lo hai anticipato tu prima? Siamo rimasti tutti un po' stupiti dalle informazioni lette da circa un anno e mezzo a questa parte di nuovi mirabolanti strumenti di polizia per la predizione della commissione di futuri reati, no? Cose sulle quali abbiamo un po' sorriso, non ti conoscono come avvocati perché sembra fantascienza, sembra una cosa molto lontana da noi. È veramente qualcosa di molto lontano da noi o è qualcosa che può in un prossimo futuro avverarsi? E quale attendibilità possiamo dare oggi a questi strumenti? Se andate sul sito dell'Archivio di Stato e cercate il casellario politico-giudiziario, trovate la sfidatura di tutti gli attivisti politici, socialisti, anarchici, comunisti, italiani, a livello con nome e cognome, granularizzati a livello di singolo comune, fra il fine 800 e inizi del 900. Questo per dire che la raccolta e la schedatura e la classificazione di dati per finalità di ordine pubblico, prevenzione di discorrendo, non è una cosa che ci siamo inventati adesso, e la possibilità di analizzare questo tipo di dati anche in funzione di gestione delle scelte di ordine pubblico una cosa che esiste da sempre. Ci sono degli esempi abbastanza drammatici, non so se sapete che, per esempio, l'olocausto è stato anche reso possibile grazie all'uso di una centrale elettromeccanica prodotta da IBM, che aveva consentito a
al sistema nazista di censire in modo analitico gli appartenenti alla regione ebraica, mettendo un buco specifico sulle schede, e quindi questo nazionalizzò e rese molto più efficiente la ricerca, l'individuazione e poi la gestione dei viaggi degli ebrei. Questa cosa è documentata in un libro che si chiama, tradotto anche in italiano, IBM e l'Olocausto. È meno noto il fatto che gli americani fecero più o meno lo stesso con i giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Utilizzarono i dati del censimento per individuare i cittadini giapponesi o di origine giapponese, per prenderli e metterli nei campi di concentramento, perché ovviamente essendoci la guerra ritenevano che potessero essere dei potenziali agenti o comunque fiancheggiatori del nemico. Quindi l'utilizzo di informazioni, la raccolta di informazioni con finalità, se volete, preventive, è una cosa che si è sempre fatta. Se vi andate a cercare che cosa facevano i frumentari ai tempi della Repubblica Romana, scoprirete che inizialmente nascono come dei controllori della produzione agricola, nella realtà diventano una specie di un vero e proprio servizio segreto che anche questo si racconta nel libro. Oppure, se andate a leggere degli studi sul funzionamento dell'Inquisizione a Roma, scoprite che la confessione era utilizzata, con buona pace del segreto del confessionale, come strumento per l'individuazione degli eretici. Quindi, dal punto di vista concettuale, tutta questa attenzione, tutta questa frenesia sul fatto che grazie ai dati si fanno predizioni che incidono sulla sfera giuridica, capisco che lo dica un americano che esiste da 150 anni, gente che in giro da un paio di migliaia di anni forse magari non suona così nuova come cosa. Per quanto riguarda invece l'utilizzo spesso sproposito di termini come intelligenza artificiale, big data e via discorrendo, ora provate a chiedere a chi non è un ingegnere informatico, un matematico, uno statistico, se ha mai visto un algoritmo, se lo capisce e se è in grado di spiegarlo. Siccome a tutte queste tre domande risponderà no, sta parlando di cose di cui evidentemente non ha una conoscenza diretta. E se non ha una conoscenza diretta non può produrre valutazioni di tipo giuridico sulle conseguenze dell'applicazione di queste tecnologie. Allora, che l'evoluzione tecnologica possa aiutare la gestione dell'ordine pubblico e la gestione delle attività giudiziarie è fuori discussione. Che questo possa accadere in modo ampiamente automatizzato, potrebbe anche accadere, non è quello il punto. La questione è che tutto questo dibattito, che ancora una volta viene contrapposta alla tutela della privacy da un lato e questo famoso giudice robot che nessuno ha mai visto, se non nei post di LinkedIn dove fanno vedere questi giochetti, questi pupazzetti presi da iRobot, illustrazione della funzione del giudice robot, è una cosa che tecnicamente non può esistere. I software sono, se volete avere un'idea di che livello di intelligenza può avere un software, giocate a Hello Neighbor. È un videogioco che ha un suo motore, chiamiamolo di intelligenza, nella quale fate la parte di uno che deve entrare a casa di un vicino per scoprire qual è il suo segreto. Il software capisce la strategia di gioco che state utilizzando e ogni volta vi impedisce di arrivare al risultato. È un gioco estremamente complesso dal punto di vista dell'interazione fra uomo e macchina, ma è un gioco al quale si può tranquillamente vincere. In altri termini, non esiste la possibilità di avere una replica dei processi cognitivi umani, perché la migliore macchina che imita i processi del cervello è il cervello stesso. È molto semplice. Se il cervello è in grado di fare determinate cose, vuol dire che il modo più efficiente, perché la natura è intrinsecamente efficiente, il modo più efficiente per fare certe cose è quello. Quindi qualsiasi cosa che sia inferiore al cervello
Attenzione, la macchina che vince il giocatore umano a scacchi oppure a Go e via discorrendo non è più intelligente dell'essere umano, sa fare meglio un'attività di un essere umano. Se prendete una macchina in controllo numerico che costruisce una chitarra, costruisce una chitarra meglio di quanto potrebbe uno strumento musicale quale sia, lo fa sicuramente meglio di un notaio, ma questo non trasforma la macchina in un essere intelligente che è in grado di capire perché una certa catenatura fa suonare lo strumento in un certo modo piuttosto che in un altro. Questo è il punto. Quello che sta succedendo è un processo di deresponsabilizzazione individuale con l'attribuzione di una responsabilità alle macchine, ma di una responsabilità che una macchina non può avere, sia essa software o sia hardware. Non so se avete mai visto una situazione un po' in inglese, si chiama Little Britain. Uno dei personaggi è un'addetta alle poste, si chiama Carol Bauer, la quale come unica risposta a qualsiasi domanda che viene formulata dal cliente, deve fare un versamento, deve prendere le soldi, guarda con una faccia stupida, testa sulla tastiera, rialza la faccia, computer says no. Questo è l'approccio. La colpa è del computer, è il computer che sta dicendo no. Ma quando una macchina risponde in un certo modo, perché qualcuno l'ha programmata in qualche modo, certo, possiamo sicuramente avere dei livelli di autonomia nell'operatività di un software. Può essere che il software funzioni senza dover richiedere necessariamente l'intervento umano. Tutti auspichiamo una cosa del genere, quindi poi magari abbiamo più tempo per fare altro, ma questo non trasforma il livello di autonomia di quel software in un soggetto di diritto. Se voi pensate al fatto che qualcuno, mi sembra il Consiglio d'Europa, si è inventato l'idea di dare valore giuridico alle tre leggi della robotica di Isaac Asimov, che sono una brillantissima invenzione letteraria, perché dal punto di vista giuridico non hanno senso, vi rendete conto della strada che stiamo prendendo, cioè portare la fantascienza all'interno del diritto. Conoscete le tre leggi della robotica? Un robot non può fare male ad un essere umano, un robot deve preservare la sua esistenza a meno che ci sono contrasti con la prima legge e via discorrendo. Qual è il presupposto fallace di tutto questo? Che il robot sia un soggetto di diritto e che sia un essere inferiore, la cui esistenza, quindi un schiavo, la cui esistenza, pur essendo essere senziente, deve essere condizionata alla sopravvivenza della razza padrona. Messi in questi termini, le tre leggi della robotica non sono così etiche o così interessanti. Hanno perfettamente senso invece se partiamo dal presupposto che il robot non abbia, non possa essere soggetto di diritti, anche perché sapete che per essere soggetto di diritto bisogna essere anche oggetto di dovere. Quindi qualcuno che rivendica dei diritti senza avere poi dei doveri come contraltare è forse una contraddizione nell'ambito del nostro sistema. Quindi, come vedete, questo tentativo di spostare sulla tecnologia dei compiti e delle responsabilità che sono essenzialmente umane è un tentativo culturalmente inaccettabile e giuridicamente semplicemente impossibile. Poi sì, posso anche avere il software che mi dice che probabilmente in una certa zona della città si commettono più crimini di un certo tipo rispetto ad altri, ma ho bisogno di un software per dirmi, per sapere una cosa di questo genere. Posso prevedere l'esito della causa? Signori, basta fare l'avvocato, andare in tribunale tutti i santi giorni e si sa bene qual è la giurisprudenza del singolo magistrato o l'approccio del singolo pubblico ministero. Non ho bisogno di avere un software per sapere che quel collegio ha una particolare propensione per un certo tipo di condanne su un certo tipo di reati. Non sappiamo però se hanno dormito bene o male una notte prima e se hanno problemi. Ma questo non lo sa nemmeno il software. Decideranno sulla loro decisione. Ma questo non lo sa nemmeno il software. Resta sempre un po' di incertezza, se non ci abbiamo troppo. Io ringrazio molto Andrea Monti che ci ha portati in un terreno che devo dire è molto interessante, e anche da parte mia meriterà ulteriori approfondimenti, soprattutto nell'ultima parte, che mi darà molto da pensare.
E ringrazio voi che siete tra i più resistenti dal punto di vista fisico. Io procurerò un occhio mentre ci trasferiamo in Sardegna. È una regione veramente impegnativa. E ci trasferiamo tutti, se avete piacere, con noi in Sala Grande per la conversazione tra Charles e Orlando. Grazie.